another song to play today. Well, everybody knows that it's not easy to find a way. It's just a song. Ciao a tutti amici, e io sono ancora col nostro Loris DJ di Italian Country Family e continuiamo a parlare di country. Allora, parlavamo degli Outlaw parlavamo di questo meraviglioso cantante di cui ci parlavi l'altra volta, Waylon. Sì. Ho imparato Waylon e solo Waylon. Basta dire il nome e tutti lo riconoscono. Se vuoi ti faccio sentire uno spezzone della più famosa, la sigla del telefilm Hazard, Good Old Boys. Perché è la più conosciuta in Italia. Fammelo sentire. Così magari capisco, tu eri una bambina a quel tempo, magari. Grazie, questo è un complimento, grazie. Ahimè, lo conoscevo bene invece. Just a good old boy. Never meaning no harm. Beh, chi non si ricorda? Io già dalla prima battuta ho capito che era Hazard e ecco. Via discorrendo, perché sono stati i nostri telefilm. Esatto, allora questo cantante era Waylon Jennings, non era conosciuto in Italia se non da pochi esperti o appassionati di musica country. Io ero uno di quelli, avevo già i suoi dischi in quel periodo, però rimasi affascinato da questa colonna sonora e soprattutto dalla novità del telefilm, perché era una cosa in Italia innovativa. Ci affascinavano i ragazzi, quindi... È vero, abbiamo sognato tanto. Allora dai, altri due aneddoti su questo meraviglioso cantante. Ma la storia è lunghissima di Waylon, le biografie le potete trovare su Wikipedia, le trovate tutte. A me piace parlare di cose particolari. Certo. E quindi posso dirti questo, che siccome è un sound che a me piace molto e mia moglie insegna a ballare le line dance, io con la scusa... gli ho proposto dei pezzi di Waylon per utilizzarli, insegnare line dance. Ce n'è uno in particolare che è adattissimo, perché mia moglie dice addirittura che lo usa da metronomo, perché è talmente scandita la musica, quasi tutte le line dance si adattano a questo tipo di canzone, quindi lei lo usa da metronomo. Fammi sentire allora qual è questo pezzo. Eccolo qua. Allora ti piace questa canzone? Sì, sì, in effetti è vero, ho capito perché tua moglie la usa come metronomo. E... parlava in questa canzone, Waylon Jennings, parlava di un altro cantante famosissimo che è Hank Williams, che nonostante la sua vita breve, perché è deceduto a 27 anni, è stato considerato un altro degli idoli, e quindi quasi tutti i cantanti country nelle loro canzoni parlano di questo altro grande cantante americano. Ma tu pensa... Allora, io ringrazio DJ Loris per queste altre pillole di saggezza sul country music e su questo meraviglioso Waylon Jennings. Esatto. E noi ci vediamo per la prossima puntata, ok? Ciao. Grazie e buon proseguimento. Ciao. Ciao a tutti.